La società che cambia è Luciano Gallino, il tema del convegno tenuto oggi nella sala giunta di Palazzo San Giacomo con il sindaco Luigi De Magistris, l'assessore alla cultura Nino Daniele ed il presidente dell'Istituto Italiano degli Studi Filosofici Massimiliano Marotta. Un'intera giornata articolata in tre sessioni vuole essere occasione per rendere omaggio alla figura di Gallino, sociologo di rilievo internazionale e studioso del mondo del lavoro, a tre anni dalla scomparsa. A fondo del suo impegno e della sua ricerca c'era innanzitutto. A l'attenzione eh, per il mondo del lavoro e perché il lavoro fosse eh, rispettato, perché ne fosse in qualche modo riconosciuta la funzione sociale determinante. E si dice che non abbiamo in questo nostro complicatissimo mondo categorie adatte a interpretarlo. Eh, a me sembra che questa è un'affermazione non pienamente vera. Perché studiando Luciano Gallino riceviamo insegnamenti, analisi, visioni delle cose eh, con un grande rigore scientifico ed analitico che possono consentirci di interpretarlo a questo mondo e continuare a cambiarlo appunto secondo grandi idealità di giustizia e di dignità delle persone. L'iniziativa è organizzata con studiosi di diverse discipline ed il contributo di personalità vicini al professore con l'obiettivo di preservarne il pensiero e renderlo strumento di rinnovamento politico e culturale. La globalizzazione è stata in questi decenni dominata dal pensiero unico ed è stato un grande progetto del, come lo chiama Gallino, Finanz Capitalismus e dobbiamo fare in modo che adesso quelli che fino ad ora sono stati perdenti, che sono stati calpestati da questa globalizzazione, possano invece costruire una globalizzazione, un'interdipendenza fondata sui diritti e fondata sulla democrazia. A Luciano Gallino l'amministrazione comunale intende dedicare anche l'intitolazione di una strada.